è l'arte di armonizzarli, di scegliere il modo giusto per trattare quel cuoio che tanto brutto pare quando ti arriva in conceria, ma il conciatore già lo vede bello per quello che sarà. Bello. L'arte del conciatore, decantata da un grande attore, Giancarlo Giannini. Per il lavoro che gli farà fare. Non molti forse sanno che il lavoro della pelle è una pratica antica di secoli, risalente addirittura ai romani e descritta in modo attento e minuzioso nelle carte di Leopoldo dei Medici. Correva l'anno 1650. Da qui l'idea di Linea Pelle di celebrare questo mestiere proprio a Firenze, a Palazzo Vecchio. Un mestiere che ha resistito ai tempi e alla crisi. Un po' di crisi, ma il nostro è un settore leader nel mondo. Rappresentiamo ormai il 65% del fatturato in Europa, il 18% a livello mondiale. Giannini legge dialoghi di vecchi conciatori che riprendono e commentano le nobili tradizioni del loro lavoro usando la lingua professionale formatasi nel tempo. Noi spesso sottovalutiamo quanto le arti artigiane, le attività produttive artigiane siano poi luoghi di cultura materiale che cresce, si diffonde e si conserva, anche come in questo caso. Quale modo migliore dunque per festeggiare l'arte del saper fare? E il quadro dell'arte della concia è pronto per essere dipinto.